Grazie, grazie. Buona serata, un'altra puntata dell'Alessandro De Gerardis Show. Ospite ancora una volta, gran richiesta, visto il grande successo, la contessa Olimpia De Vecchi. Buonasera, buonasera. Ma è bellissima, è bellissima, è bellissima, è la sua acconciatrice di corte. È la mia acconciatrice molto brava, che oggi ha dato il massimo. Veramente. Anche la pigna in testa. Sì, la pigna in testa, sì. Contessa. Comunque non sta benissimo. C'è qualche problema? No, sto guardando se entra nell'inquadratura. No, ma entra, è precisa, ma entra. Entro in tutte le porte, io comunque, perché sono contessa, quindi non mi viene di là niente, grazie. Allora, come va col ciambellano? Oh, ciambellano! Il ciambellano la dice lunga, quel ragazzo là. La dice lunga, senta, la vedo in forma, contessa, La vedo in forma. Però cosa? Mi giro un po' le palle. Immagino. Mi giro un po' le palle. Senta, contessa, cosa ha mangiato oggi? Ci racconti il suo pranzo regale, Che tu Si stia attenta, contessa. Qui come si muove il rompimento di... Allora, lo so, contessa. Allora, cosa ha mangiato di buono? Siamo aristocratici, si mangia l'arista al castello. Ah, l'arista. L'arista è il piatto fisso della calabaia. Poi si mangiano anche altre cose, che c'entra, come tutti gli esseri umani. Soltanto che l'arista è un piatto molto prelibato. Tutto produzione propria. Tutto fatto a castello. Complimenti per gli anelli, contessa. Azzurro come il mio. Senta, ma un foulard un po' particolare. Molto, in genere non uso per gli addobbi, per la brodi di Natale. Sì, però immagino, io lo uso sì. Così. Senta, contessa, ma quanto ha impiegato la sua acconciatrice per conciarla così? Domanda molto difficile. È difficile, sì. E rispondere è difficile. Sì. Comunque, vabbè, dai. Dunque, questa mia parrucchiera molto... Sì. Molto bello. Questa cosa che incombe. Molto bello, sì, sì. Mi piace quello che ha fatto oggi, perché tutte queste palle queste rose stia, che poi mi attenta a non romperle, contessa. Insomma, qua... Contessa? Quante ore? Dunque, abbiamo iniziato questa mattina alle 7:30. Sì. E abbiamo finito circa un'ora fa. Un'ora. Tempo di venire qui in trasmissione da lei, maestro, perché io non posso rinunciare a lei. Sì, io la ringrazio. Assolutamente, la ringrazio. Perché lei è il mio punto di riferimento. Non trova, contessa, che sia un po' kitsch? Pochicce? Sì, po' kitsch. Sex appeal. Sex appeal. Poi quando si scaricano si scaricano. Benissimo. Senta, contessa, i suoi amori continuano sempre? Parte il ciambellano. Amante attuale. Sì. Mi fa vedere molte. Mi fa vedere le stelle. Le stelle. Le conto tutte. Le conto. Lei quindi si addormenta con... lei si addormenta contando le stelle. Milioni di milioni. Come va con la tosse, contessa? Come oggi non la sento tossire. Non lo ricordo, la tossisco. La torre di Pisa qua.
con la tosse pende. Contessa, senta. No, mi sto guardando. Sì, no, capito. Sono bella come l'altra volta. Di più, di più, di più. Sempre più. Kitsch. Oh, sempre più kitsch. Kitsch ammazza. Contessa. Kitsch ammazza voi, ma kitsch ammazza sempre te. Allora ricordiamo per chi non avesse visto l'altra puntata che la contessa ha quello di vita, signora contessa, attenzione, la mano pende destra più a sinistra, sì, io pendo sempre, sì, un po' di qua e un po' di là, qua, un po' di là, ecco. Non mi diverto guardando la sì. Ricordiamo. Mi piace molto. Sì, mi piace molto. Cosa? Anche lei mi piace. Grazie contessa. E dicevo, ricordiamo a chi non ha visto l'altra puntata che la contessa ha la veneranda età di. Attenzione, è contessa. Stia attenta, siamo in onda. Ah, sì, magari può tagliare qualche pezzo, tagliare qua, tagliare di là. Taglia di là, certo, sì. Ci rientriamo, sì. Senta, ma alla veneranda età di? 94 anni. 94 anni pieni d'amore, potremmo dire. Amore. No. Pazzi. Una vita in senso d'amore. Tutti questi uomini che ci ho avuto mi hanno lasciato sempre un segno dentro, però io l'ho lasciato a loro. Certo. Ci ricordiamo della famosa cinquina. Io le cinquine non le faccio mai mancare, fino a che faccio tombola. La tombola è arrivata. Figuriamoci contessa. Allora, contessa che ha un castello ad Acqua Pendente in provincia di Viterbo con un appezzamento di terreno enorme. Sì, tanti ettari. Tanti ettari, speriamo di arrivare alla fine della puntata. Senta, contessa, lei ha Castellani, ricordiamo che è sempre in vigore il feudalesimo nel suo appezzamento. Il feudalesimo, bisogna essere diciamo fedeli alle tradizioni, dell'Italia. Certo. Noi siamo rimasti ancora molto indietro, ma sono contento di essere rimasto indietro che andare in avanti. Anche se l'età va avanti, ma io non me ne sento. Questo 94 anni, per carità, portati a Reggio Alberto. Senta, contessa, io le chiedo sempre, dalla sua insomma importante età, di dare consigli ai giovani su come vivere. Non vivere sempre. Scusi, ogni tanto mi sento un peso alla testa. Ci credo. Un peso alla testa. Sì. Io mi inquietante tanto sta cosa. Qualche crollo subito. Ma se figuri che crollo. Io non crollo mai. Crollano le strade, crollano i ponti, ma io non crollo di sicuro. Complimenti, insomma, è arrivata a questa età. Ecco, appunto, dalla sua età, dalla sua importanza. Contessa. Scusi, ogni tanto anche questi colpi di tosse con la pipa. La mia pipa, non posso far mancare le mie pippe. Ho paura dei colpi di testa perché. Colpi di pippe qua. Senta, contessa, consigli ai giovani. Consigli ai giovani. Come ho detto l'altra volta, bisogna fare il sesso, perché il sesso va piede ai giovani. Quella è la cosa principale, fare l'amore. Sempre fare. E lei, insomma, io quindi confermare. Confermare la mia. Nella mia veneranda età posso confermare questo. Senta, noi siamo arrivati al termine di questo spazio con te. Cosa abbiamo fatto presto? Sì, bellissimo, mi ascolto. No, io devo controllare, perché se deve vedere. Si vede, contessa, si vede. Senta, consigli a questo punto per tutti, non solo per i giovani, per tutti. Consigli per tutti è di vivere serenamente senza farci tanti problemi, perché la vita è piena di problemi, però bisogna affrontare uno alla volta. Bene. Non bisogna far
lasciarsi la testa, ecco, prima di romperla. Ecco, appunto. Allora, contessa, l'appuntamento alla prossima puntata, chissà come si pettinerà la contessa la prossima volta. Eh? Scusi, la devo salutare. Ah, sì, mi scusi, no, io sono... Salutiamo il nostro pubblico, grazie. Sì, buonasera, grazie, buonasera. Grazie, grazie. Ecco, benissimo. Grazie. Questa vostra attenzione è tutto.